Aumenta l'utilizzo dei canali digitali e parallelamente si rafforza ancora di più l'impegno del mondo bancario contro i crimini informatici. Nel 2021 le banche che operano in Italia hanno investito oltre 350 milioni per contrastare il fenomeno criminale. Dall'indagine contenuta nell'undicesimo rapporto annuale dell'Osservatorio Digital Banking di Avilab emerge che nel 2021 rispetto al 2020 il mobile ha ulteriormente rafforzato la propria posizione di canale digitale di riferimento. A trainare la tendenza, i clienti che accedono al mobile banking da app per smartphone. In crescita del 36% il volume totale delle operazioni, tra cui bonifici e giroconti. Le aree su cui vengono canalizzati maggiormente gli sforzi delle banche sono il miglioramento dell'esperienza utente, seguita dal rafforzamento della sicurezza informatica. Aumentano le iniziative di formazione del personale, le campagne di sensibilizzazione dei clienti e un'attenta e continua azione di monitoraggio che concili protezione, riservatezza e sicurezza con l'esigenza di fare operazioni in mobilità in modo facile e veloce. Per operare online in modo comodo e sicuro, è importante usare password diverse e sufficientemente lunghe, accedere a internet tramite i propri dispositivi evitando reti pubbliche o aperte, installare un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato, limitare la diffusione delle proprie informazioni personali online, verificare l'attendibilità del mittente prima di aprire eventuali link e allegati. Salgono a 14,3 miliardi le risorse a disposizione per il nuovo decreto aiuti in favore di famiglie e imprese. Nei primi 6 mesi dell'anno, nonostante l'evolversi della situazione internazionale, il quadro tendenziale di finanza pubblica ha fatto registrare un sostanziale miglioramento. La previsione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2022 risulterebbe inferiore di 0,8 punti di PIL, in valore assoluto 14,3 miliardi grazie alle maggiori entrate. Il governo chiederà l'autorizzazione per utilizzare le risorse di questi spazi finanziari per un provvedimento urgente con lo scopo di contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti pubblici dell'aumento dei prezzi dell'energia, dell'inflazione, del perdurare della diffusione del Covid, dell'emergenza siccità. Una parte degli investimenti sarà finalizzata a ristorare le amministrazioni centrali per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di urgenza adottati, con riferimento all'abbattimento degli oneri di sistema sull'elettricità e sul gas disposto per il terzo trimestre dell'anno. Creare nuove professionalità dotate di competenze manageriali, ingegneristiche, informatiche e statistiche per gestire un sistema in costante evoluzione. È l'obiettivo del Master di secondo livello Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, promosso da Terna nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con le università di Palermo, Cagliari e Salerno. L'idea nasce essenzialmente dal fatto che Terna in questi ultimi anni deve affrontare delle sfide totalmente nuove per la sua storia, perché diciamo, la decarbonizzazione porta diciamo, a un aumento forte della generazione rinnovabile, che è una risorsa molto più difficilmente gestibile da chi deve gestire la rete elettrica nazionale. L'idea del Tyrrhenian Lab, cioè del coinvolgimento della partnership dell'università, nasce proprio dal fatto che non abbiamo bisogno diciamo, di competenze che ad oggi non sono ancora ben individuate, e quindi l'idea era proprio di crearle, attingere a un bacino di ragazzi che abbiano un grosso potenziale e insieme all'università. Voi vedrete che diciamo, il master sarà fatto con docenti congiunti sia del mondo accademico che del mondo appunto di Terna, proprio per creare questo tipo di competenze che finora di fatto non sono neanche disponibili sul mercato. Il master, che inizierà nel mese di novembre, sarà composto di 4 moduli per un totale di 60 crediti formativi, con percorsi personalizzati in base alle precedenti esperienze accademiche dei partecipanti, laboratori di programmazione e attività pratiche sul campo. È un'occasione straordinaria perché 100 milioni di euro investiti in master è un segnale molto chiaro di una grande azienda italiana che vede in Palermo, in Salerno e in Cagliari, tre città del sud fondamentalmente, l'occasione di una ripartenza. E la ripartenza parte dalla transizione digitale ed ecologica. Noi ci crediamo molto, abbiamo anche creato un centro per la sostenibilità ecologica, che è un unico centro italiano a gestione universitaria, e questo significa che l'università insieme all'azienda comincia a formare le professioni del futuro. Ed è un messaggio assolutamente importante perché vuole essere un messaggio chiaro ai nostri ragazzi di credere che restare al sud, restare a Palermo, possa diventare per loro un'occasione straordinaria di carriera e di futuro. Una volta terminato il master, i 15 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede di Palermo. Tyrrhenian Lab è un progetto strategico per Terna ed è finalizzato a costituire un bagaglio di competenze nella gestione digitale delle reti di trasmissione,
con l'obiettivo di integrazione delle fonti rinnovabili in particolare. Le banche hanno comunicato che i tassi che saranno applicati sui nuovi mutui saranno perlomeno del più 2,05%. Siamo tornati ai livelli di giugno 2017, ma non soltanto. Dobbiamo sperare che questi tassi non continuino ad aumentare, ma tra le altre cose, invece, i risparmiatori si vedono comunque erosi dalla inflazione e dal fatto che le banche comunque non erogano interessi i propri risparmi.